La giraffa sempre abbastanza alta, c'è molto spazio per il nicchio nella prima posizione, il cavallo è rigirato, vediamo se adesso riesce a mettersi in posizione. La tartuca adesso è in prima posizione, cercano di andare un po' verso l'alto, vuole un po' di spazio anche la contrada dell'oca che riesce forse a trovarlo, anche il nicchio si mette nella posizione giusta, ecco il bruco in questo istante, l'istrice su tutti, poi la contrada dell'aquila, l'oca, la luca che richiama subito il cavallo, è l'istrice che prende la testa di questa seconda prova e va a girare alla curva di San Martino, quindi la contrada dell'istrice, seguita poi dalle altre contrade, dall'oca, dalla tartuca, drago, aquila, poi la tartuca, quindi era il bruco in terza posizione, lupa, chiocciola e le altre contrade. L'istrice richiama adesso il cavallo all'altezza della mossa, si porta in seconda posizione l'oca, rallenta un po' anche il bruco, poi c'è il drago, l'aquila, la tartuca, la lupa, la giraffa, la chiocciola e a chiudere il nicchio. È l'oca adesso che ha superato l'istrice, quindi alla seconda curva di San Martino è in testa, un bel incedere, quello di Giuseppe Zed, Gingillo su Porto Alab, che va a affrontare la curva del Casato, lo fa bene, buona traiettoria anche dell'istrice, così anche per il bruco, il drago in quarta posizione e alla cappella, c'è un buono spunto anche per la contrada della lupa, si ferma l'oca all'altezza di Fonte Gaia, si porta nuovamente in testa la contrada dell'istrice, gira bene la curva del Casanto, poi c'è la giraffa, l'aquila, la tartuca, il nicchio e la chiocciola, e l'istrice che conduce adesso la seconda prova avendo nuovamente superato l'oca, è la terza curva di San Martino, stanno andando molto piano l'istrice e l'oca dall'interno che si porta nuovamente in testa, poi c'è il bruco, le altre sono praticamente al passo dopo la Fonte Gaia, quindi l'oca e l'istrice che sono in pratica insieme, girano alla curva del Casato, vediamo quale delle due contrade riuscirà ad arrivare prima al bandierino, è l'istrice che supera negli ultimi metri la contrada dell'oca, quindi istrice, oca e poi la contrada del bruco in terza posizione.